potente della mafia, più segreta della massoneria. Prego, prego Enrico. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Sono Enrico De Alessandri, sono l'ex direttore del centro emoderivati della sanità della Lombardia. Comunione e Liberazione controlla un bilancio di oltre 22 miliardi, pari a quello di un piccolo Stato. E noi sappiamo bene come la distribuzione dei fondi pubblici privilegi in modo schiacciante le imprese della Compagnia delle Opere rispetto alle altre imprese del mondo imprenditoriale lombardo, alterando i principi della libera concorrenza e garantendo migliaia di posti di lavoro agli affiliati di Comunione e Liberazione. La gestione dei pubblici appalti nell'ambito di precise aziende pubbliche ospedaliere dove comanda Comunione e Liberazione ha fatto emergere, uso le testuali parole di un dirigente del Ministero dell'Economia, il dottor Lombardo, un sistema monopolistico ricattatorio che altera anch'esso le regole della libera concorrenza. O si passa di lì o non si lavora. Tutte le società regionali sono dirette da esponenti di Comunione e Liberazione. Da Finlombarda a Infrastrutture Lombarde, la società incaricata della realizzazione delle opere pubbliche, che interviene su gran parte delle risorse del bilancio regionale e che, assommando in sé le funzioni di soggetto appaltante e appaltatore, stritola a sua volta le regole della libera concorrenza. Che il potere di Formigoni e il sistema connesso di Comunione e Liberazione sia più potente della mafia è un dato di fatto. Quello che però vorremmo evidenziare è questo: com'è riuscito Formigoni a consolidare un sistema di potere tanto autoreferenziale? Innanzitutto decapitando con una sistematicità degna di un Cromwell i vertici della dirigenza regionale, sostituendoli con esponenti di Comunione e Liberazione. La carica di direttore generale della presidenza è saltamente occupata da oltre 17 anni dal Ciellino Nicola Maria Sanese, nome storico tra i fondatori e gli organizzatori del meeting di Rimini. È da quest'uomo che dipende tutto in regione, è quest'uomo che controlla le più importanti società regionali, Finlombarda, Infrastrutture Lombarde. Un uomo clericale nell'atteggiamento, ostile a chiunque osi contraddirlo, dall'alto della sua carica rappresenta l'immagine perfetta del Ciellino, un prete senz'anima. Tutti i direttori generali, dirigenti delle unità organizzative nei più importanti assessorati sono di Comunione e Liberazione. E questo legame indissolubile tra la classe politica di CL e la burocrazia ciellina che ha consentito di creare, di costituire una immensa gestione clientelare della cosa pubblica, di destinare milioni di euro alle imprese della Compagnia delle Opere
di regalare milioni di euro alle scuole di Comunione e Liberazione in tempi straordinariamente brevi, per nulla normali e abituali. Non si è mai visto, per esempio, in nessun'altra regione dare 4,5 milioni di euro a una scuola di CL come la Caris di Crema nell'arco di poche settimane. Questo sistema di potere, non, pensate soltanto una cosa, non voglio dilungarmi oltre perché non vorrei sottrarre poi spazio all'amico Giulio Cavalli. Pensate per esempio che in questi ultimi anni la regione ha destinato oltre 7 milioni di euro al meeting di Rimini per una manifestazione che non ha nessun legame e nessuna inerenza con le attività della giunta regionale e che peraltro non si svolge neanche in Lombardia ma si svolge sulla Riviera Romagnola. Ecco, la domanda che noi solleviamo è questa: che cosa sarebbe successo se un dirigente si fosse rifiutato di firmare queste delibere rilevandone l'assoluta incongruenza? È importante quindi evidenziare questo legame tra la burocrazia cellina e la classe politica di Comunione e Liberazione. Non basta chiedere le dimissioni di Formigoni. Qui Lipparini mi ha un po' anticipato, è un sistema di potere che va smantellato. Non basta dire mandiamo a casa Formigoni. Vi faccio un esempio: voi sapete tutti che la sanità, che gestisce una parte considerevole del bilancio regionale, chi comanda nella sanità? Comanda la burocrazia di Comunione e Liberazione. È questa burocrazia che noi dobbiamo mandare a casa. Ma qui finisco e richiamo l'attenzione: perché la dobbiamo mandare a casa? Perché siamo noi a volerlo? No, noi certamente vogliamo, desideriamo da un punto di vista politico eliminarla, ma va eliminata per una questione di rispetto della legalità. Ho fatto recentemente uno sciopero della fame e ringrazio Mattia che gentilmente mi ha anche aiutato, dal 23 maggio fino al 1 giugno, per chiedere l'estromissione dei ruoli regionali della dirigenza cellina, dal capo del personale Michele Camisasca, nipote di Monsignor Camisasca, figura chiave di CL, dal figlio dell'assessore regionale Boscagli di CL, peraltro cognato di Formigoni, dopo che il TAR e il Consiglio di Stato hanno annullato il loro concorso. Noi crediamo e siamo assolutamente convinti che in uno Stato laico, in uno Stato di diritto, le sentenze della giustizia amministrativa vadano rispettate. Le sentenze del TAR, le sentenze del Consiglio di Stato sono valide per un qualsiasi cittadino, come per il nipote di un alto prelato di Comunione e Liberazione, come per il figlio di un assessore regionale di Comunione e Liberazione, peraltro... peraltro cognato di Roberto Formigoni. Lipparini ha ragione, noi chiediamo la testa di Formigoni e poi cosa facciamo? Lasciamo tutta questa classe dirigenziale al loro posto? Via! Madre! Fuori dalle palle! È come se durante, mi sia consentita l'analogia storica, è come se durante la rivoluzione francese i deputati giacobini della convenzione avessero chiesto soltanto la testa di Luigi XVI, ma non però degli ordini privilegiati, e avessero continuato a permettere a quest'ultimi di godere dei loro privilegi scandalosi, schifosi. Il sistema non sarebbe certamente mutato. Non possiamo limitarci a dire mandiamo a casa, chiediamo la testa del re. Noi vogliamo la testa di un intero sistema e lo chiediamo certamente per ragioni politiche, ma prima ancora che per ragioni politiche, per una questione di legalità,
perché le sentenze del TAR, del Consiglio di Stato, debbono valere per tutti indistintamente in uno Stato laico, in uno Stato di diritto. Basta, mi fermo qua, grazie. Stai un attimo Enrico, io volevo farvi capire brevemente cosa ha fatto Enrico e perché dobbiamo stargli vicino. Enrico di fatto si è messo contro dall'interno, ha denunciato dall'interno come dipendente, come ex dirigente della Regione Lombardia, quello che ha visto. E ragioniamo un attimo su questo e perché è di fatto così difficile, ci sono così poche persone che denunciano quello che vedono dall'interno, perché non sono protette, perché poi rischiano e vengono licenziate. E qui mi collego brevemente a una battaglia di Transparency International, quella per i whistleblower, letteralmente colui che suona il fischietto. Sono quelle persone dipendenti, qui ovviamente trattiamo di dipendenti della pubblica amministrazione, che denunciano le porcherie che vedono. In tutto il mondo si sta andando verso una tutela di queste persone. Queste persone devono poter parlare, anzi deve essere un merito denunciare quello che vedono. Al contrario da noi col caporalato, che tanto in regione quanto al comune di Milano vediamo all'interno della pubblica amministrazione. Qui dobbiamo muoversi proprio per la tutela dei whistleblower. È un concetto nuovo abbastanza, non l'avremo sentito molto, cioè la tutela di chi si mette contro dall'interno. Dobbiamo iniziare a cambiare a livello culturale il fatto che non sia uno spione ma colui che denuncia per far funzionare meglio le cose. Quindi qui spero tu ti sia trovato a casa e non sentirti assolutamente solo. Grazie. Bravo!